Prego, onorevole lo giudice. Grazie Presidente. Onorevole lo giudice, la lascio intervenire, però comunque lo dobbiamo eliminare perché non c'è copertura e il governo non l'ha data, per cui... Ora vediamo, ce la ragioniamo Presidente. Così ce la ragioniamo e... proviamo a ragionare, così ristabiliamo anche un clima un po' di serenità, e questo il mio intervento, magari spero che possa aiutare in tal senso. Io volevo porre l'attenzione su una problematica importante che riguarda la nostra terra, e parlo degli stagionali, dei lavoratori discontinui e atipici. È un problema che secondo me va affrontato in maniera seria e con grande senso di responsabilità da parte di tutto il Parlamento, perché noi viviamo in una terra in cui il turismo rappresenta la prima probabilmente fonte di ricchezza all'interno di un comparto molto ma molto importante. Il mio emendamento vuole semplicemente, all'interno di quello che sono le risorse del fondo, dei fondi extraregionali, dei fondi POC, porre una riserva, se così la possiamo chiamare, di 10 milioni di euro da destinare per l'appunto a questi lavoratori stagionali e discontinui. Questo perché? Perché questi lavoratori si troveranno con una doppia beffa. La prima beffa sarà rappresentata dal fatto che loro quest'anno, giustamente rispetto a quella che è la condizione turistica della nostra terra, non troveranno la possibilità di poter svolgere le loro attività, essendo ormai il turismo al collasso. La seconda beffa riguarda l'annualità successiva, perché non potendo svolgere un numero di giornate lavorative sufficienti, è chiaro che si ritroveranno con la difficoltà per l'anno prossimo di non poter percepire la NASPI e quindi l'indennità di disoccupazione. Da qui la mia richiesta di prevedere questa riserva all'interno dei fondi POC che sono presenti, e quindi di dare mandato all'assessorato guidato dall'assessore Scavone, all'assessorato del lavoro, proprio per dare aiuto a questo comparto. Io prendo ad esempio solo la zona del Taorminese, in cui migliaia e migliaia di famiglie vivono solo di turismo, migliaia e migliaia di giovani sono lavoratori stagionali che operano all'interno delle strutture alberghiere, che operano all'interno dei lidi, che operano all'interno di bar, ristoranti e quant'altro. Io credo che sia fondamentale che l'Assemblea regionale metta una posta ben definita che ci possa consentire di dare un minimo di risposta a questi lavoratori. Peraltro c'è un altro problema che questa categoria sta vivendo. Il governo nazionale ha dimenticato, e mi auguro che corregga il tiro in tal senso, ha dimenticato un codice Ateco, e quindi molte di queste persone non sono riuscite ad usufruire neanche di quel contributo di 600 euro di cui bene o male tutti stanno soffrendo. Quindi mi auguro che con senso di responsabilità si trovi la soluzione. La copertura a cui faceva riferimento lei Presidente, ma all'interno dei fondi POC io mi sono fatto fautore di un suggerimento di utilizzare i fondi extraregionali per quanto riguarda la nuova programmazione, suggerimento che è stato accolto. Credo che ci siano tutte le possibilità e le condizioni per trovare questa riserva di 10 milioni di euro all'interno della postazione generale che noi abbiamo previsto per i fondi POC, e quindi poter dire finalmente, usciti da questa assemblea, che anche lavoratori stagionali, atipici e discontinui sono stati tenuti in considerazione da questo Parlamento, perché credo che sia doveroso rispetto a una regione come la Sicilia che vive di turismo, rispetto a una regione che deve dare risposta a un comparto importante che in questo momento si trova in grande, grande difficoltà e che merita di avere risposte concrete. Grazie Presidente. Grazie a lei onorevole giudice. Se il governo volesse rispondere, però per adesso non c'è copertura e quindi non lo possiamo neanche fare votare. Onorevole giudice, se lo vuole trasformare in ordine del giorno per attenzionare il governo sul problema.